Ciao a tutti, oggi mi addentro in un terreno abbastanza minato perché vado a fare una delle ricette più tradizionali che forse esistono in Italia. È un piatto rinascimentale perché viene creato alla corte degli Estensi, quindi a Ferrara, ed è il pasticcio di maccheroni alla ferrarese, cioè un guscio di pasta frolla con dentro un ripieno di maccheroni, carne e altri ingredienti che andremo a vedere. È un piatto complicato, più che complicato è lungo da fare. Ci sono tanti passaggi, tante preparazioni da fare, ovviamente. E è un bel piatto, però a me è personalmente la prima volta che lo facevo, la prima volta che lo preparavo anche, è piaciuto moltissimo e secondo me mi è venuto anche discretamente bene. Poi starà ai ferraresi soprattutto giudicare. Prima di cominciare però vi ricordo di lasciare un like se il video vi piacerà, di lasciare un commento per farmi sapere le vostre impressioni e se volete vi potete abbonare o al canale oppure sostenermi su Patreon, dove volete. E trovate tutto qui sotto in descrizione insieme agli ingredienti e al procedimento. Ma iniziamo. Abbiamo il burro che come vedete è già morbido. Andiamo a mettere lo zucchero e andiamo ad amalgamare il tutto. Mettiamo anche un pizzico di sale. Il rosso dell'uovo. Una parte di farina. Ok, quando la frolla non appiccica più alle mani, la mettiamo a riposare in frigorifero, avvolta nella pellicola. Ora ci dedichiamo al ragù. È un ragù bianco senza pomodoro. Ovviamente partiamo dal soffritto: carota, sedano e cipolla. Io vado a farlo molto sottile perché a me non mi piacciono i pezzettoni che si vedono troppo nel ragù in generale. Voi, se volete, potete farne anche un pochino più grossi. Ora possiamo preparare il nostro ragù. Io quando faccio il ragù inizio con due pentole. Una dove faccio il soffritto, quindi vado a mettere una bella dose di olio, perché il ragù asciutto non è buono. Lo accendo e da freddo ci metto il nostro battuto. Ci aggiungo anche 3 foglie di salvia. E lo faccio andare a fiamma dolcissima, deve soffriggere, mi raccomando, non deve friggere, non deve bruciare assolutamente. Nel frattempo, nell'altra pentola, andiamo a soffriggere la carne. Io inizio con la salsiccia. Non vi preoccupate se si attacca, perché tanto poi andiamo a staccare tutto con l'altro. Piuttosto cercate di rompere i granelli di salsiccia e farli più piccoli possibili. Quando la salsiccia è rosolata, andiamo con la carne di mandorle. Ora finisco di far rosolare la carne, la faccio rosolare per bene e poi vi faccio vedere come deve venire. Quando la carne inizia a soffriggere e ad attaccarsi sul fondo, è il momento del vino bianco. Così ci aiuta a staccare il tutto. Ovviamente facciamo evaporare l'alcol. Quando il vino ha evaporato del tutto e la carne comincia a riattaccare, risfumiamo con il marsala secco.
un goccino di marsala. Quando non sentiamo più l'odore dell'acqua possiamo andare con il soffritto, che intanto è pronto. Ok, giù con il soffritto. Facciamo insaporire il tutto. E ora andiamo con dell'acqua calda o del brodo, se ce l'avete. Mettiamo un po' di sale, pepe e l'immancabile noce moscata. E copriamo lasciando un piccolo spiraglio. Ora ci andiamo a preparare l'ultimo ingrediente, i funghi secchi. Qui è un fungo secco dalla Garfagnana, buonissimo. Ne prendiamo un po', questa quantità, saranno circa 10-20 grammi. E andiamo ad ammollarli con l'acqua calda. Facciamo stare così perlomeno una ventina di minuti. Si ammollano per bene, poi li tritiamo e li mettiamo nel sugo. I funghi secchi sono ammollati, li ho strizzati e adesso andiamo a tritarli. E ora li vado ad aggiungere nel sugo. Ora prepariamo la besciamella. Burro in pentola. Facciamo sciogliere. A questo punto farina. La facciamo tostare un attimino. Ora che la farina è tostata, aggiungiamo il latte. Ci serve una besciamella bella densa, quindi la farina è un po' di più rispetto al solito che userei per questa quantità di latte. Metto un goccino di sale. Ora spegniamo. Come sempre un po' di noce moscata, che ci sta sempre bene nella besciamella. Come vedete è bella densa, non è fluida, perché deve essere corposa. Ora vado a metterla in un piatto, pellicola a contatto e la facciamo raffreddare. Ovviamente per il nostro pasticcio ci serve anche la pasta. Di solito si usano i sedanini irrigati di farina di semola, cioè la pasta comune di tutti i giorni, ma il pasticcio ferrarese è un piatto rinascimentale e all'epoca non si usava la pasta di grano duro, ma si utilizzava quella all'uovo. Quindi ho preso questi mancheroncini al pettine, gli farò fare mezza cottura in acqua leggermente salata, questi hanno 10 minuti di cottura, io gliene faccio fare 5, massimo 6, perché tanto poi finiranno la cottura dentro il pasticcio. Qui abbiamo la pasta cotta, aggiungiamo un bel po' di ragù, poi un po' di besciamella, manca solamente un po' di parmigiano. Ci andrebbe anche il tartufo, ma di soldi non ce ne sono, quindi facciamo senza. Ma se ce l'avete un bel bianchetto, ce lo mettete e ci sta da Dio. Ok, ora facciamo raffreddare un po' la pasta e ci prepariamo la nostra frolla. Allora, io per scrupolo mi ungo queste due monoporzioni, ma proprio per scrupolo, perché la frolla comunque è difficile che si attacchi, però si sa mai. Ok, andiamo ad ammorbidire un attimo la frolla perché è dura come un sasso che sta nel frigorifero. Prendiamo questo pezzetto un po' più piccolo per fare i coperchi.
Ok, ora ci facciamo i coperchi. Ci andiamo a riempire i nostri pasticci. Ora andiamo con il coperchio. Cerchiamo di unirlo bene ai bordi e ora al centro andiamo a creare un forellino. Così, un camino. Così che poi il vapore che si genera all'interno può uscire. Ora dobbiamo aspettare che il forno si scaldi, poi andiamo a fare una passata di uovo e un goccino di latte e li inforniamo per circa una 40-45 minuti. La pasta frolla deve cuocersi molto bene. E adesso li inforniamo 180 gradi statico per 40-45 minuti. Se sopra si colorano troppo, mettete un po' di carta stagnola così non si bruciano. E andiamo. Allora, i nostri pasticci hanno cotto 45 minuti, adesso li ho fatti riposare una mezz'oretta buona perché devono assestarsi, la frolla deve compattarsi un attimino, ora speriamo che non si rompano. Ta-da! 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 Perfettamente cotto! Madonna, quanto è bello, ragazzi! Guardate qui, è spettacolare! È bellissimo, cioè nel senso, non me l'aspettavo, visto così. Ora proviamo, lo faccio raffreddare un altro po' così e poi lo vado a tagliare per vedere com'è venuto. Ok ragazzi, provo a tagliarlo. E ta-da! Ma quanto è bello! Io ora ci sto così vicino perché tanto lo mangio io questo. Tutta la sezione dei maccheroncini tagliati, il ragù, la besciamella, i funghi secchi. Ci fosse stato un po' di tartufo, secondo me sarebbe stato veramente divino. E ragazzi, ora non ci resta che assaggiarlo e vediamo com'è venuto. Allora ragazzi, adesso vado ad assaggiarlo. Anche un pezzo di frolla se riesco, è molto friabile quindi si rompe abbastanza facilmente. E andiamo. Il contrasto dolce salato è una cosa che non avevo mai provato, in realtà non avevo neanche mai assaggiato proprio il pasticcio ferrarese e non l'avevo mai fatto, oggi è proprio la prima volta in tutto. È molto buono secondo me, davvero azzeccato, poi non so se questo è il gusto originale, ma secondo me ci si avvicina molto. Certo, col tartufo sarebbe stato molto molto meglio. Quindi vi invito a rifarlo, non è una preparazione semplice e poco elaborata, ci vuole del tempo, però è quasi un piatto unico e secondo me per una cena, un pranzo, con amici, un'occasione importante, ci fate un figurone. Poi ci mettete un contorno vicino, un dolce, un buon bicchiere di vino e avete fatto veramente una bella figura. Quindi vi saluto, vi invito se volete a sostenermi o abbonandovi al canale o sostenendomi su Patreon e ci vediamo alla prossima, saluto tutti e ciao!